Vai, bro! Sto Sto passando passando al al piano piano B. B. Lunedì. Lunedì. Scuola con la città di Tassino sulle città per le strade cupi. Lei lo succhia, very free. Mami. Siamo nati per le hit. Diaveli. That's it. Bro. Come stai, Luna? Stai bene tu? Ti tratto male? Eh? Tutto questo affetto che mi dai perché ti tratto male, vero? Pino? Ma dai, vieni su! Ma sei un canaliere! Pino! Vuoi un biscottino? Dai, tieni. Pino, Pino! Tieni. Gna gna! Adesso andiamo a prendere il pesce e ci mangiamo il pesce insieme a pranzo, che dici? Bravo Pino. Bandana sempre presente, gang gang. Ne pigliamo pure una luna, cazzo. Ti mettiamo la bandana dei Bloods. Anche a te. Allora Pino, tu stai qua. Io vado in pescheria, prendo il pesce e poi mangiamo bene, va bene? Stai lì, dai. Ferma, tranquilla, come sempre. Stai lì. Allora, le chiavi le abbiamo prese. Volevo fare il boss, il rapper, orologi d'oro con i soldi della trap. King vero. Andiamo, bro. A dopo, nonno. Allora, praticamente adesso, come sempre, andiamo in pescheria. Tanto è qua vicinissimo, secondo me viene giù un putiferio oggi, però vabbè, nonno è una botte di ferro e niente. E praticamente, aspetta che c'è il stop. Ormai questa strada la conoscete tutti, bro. Ho visto un video, no? Di, cioè io non sono schierato politicamente, non mi interessa, poi sei fatti miei. Di Battista che dice, non so se voi avete visto il casino che sta succedendo in Francia, e lui dice: sapete perché in Francia protestano e in Italia no? Perché in Francia hanno tagliato la testa al re, in Italia i Savoia vanno a fare lo show lì ai reality show. Però è inutile lamentarsi se poi non fa un cazzo. Mio padre ha fatto il 68 in piazza, lotta operaia, ha conquistato dei diritti, cioè che adesso la gente pensa che sia oro colato dal cielo, ma se mio padre non si faceva il culo insieme agli altri, no? E pigliava le manganellate degli sta roba non c'era. E mo ci stanno levando tutto. Quindi fra, fatti due domande, vabbè, io mi vado a piare il pesce e mi godo la vita. Comunque ragazzi, ci saranno tipo 10 gradi meno dell'altra volta. Questo tempo è proprio alieno. Lì c'è il Monte Conero. E mo ci pigliamo. Vediamo un po', prendere un po' di cozze, un po' di gamberi, qualcosa.
Si mangia sempre bene nel nonno camper, bro. Pino, ma ci mangiamo il pesce. Allora, abbiamo preso il pesce. Pescheria lì è. Allora, adesso mettiamo l'aglio, l'olio e poi il pesce. Poi vi farò vedere il pesce che abbiamo preso. Anzi, se c'è un'altra storia qua, dico, ma no, ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo preso gondole brune. È un misto di seppie e calamari. Adesso puliamo i calamari. Sì, i calamari, puliamo i gamberi. Seppie e calamari, che cazzo ho detto? Gamberi e calamari. Anzi, gamberi e seppie. Adesso puliamo i gamberi. E poi ci facciamo una bella magnetta di pesce, bro. Pezzenti veri, bro. Sempre la bandana della gang. Perché non si infama mai la gang. Non siamo ex alien. Allora, non so se fare gli spaghetti, ma non credo, perché ho preso mezzo chilo di vongole. Poi qua, tra seppie e gamberi, ce n'è. Mi sa che faccio una storia tutta insieme, con i pomodorini, prezzemolo, aglio, bro. E mi mangio il pesce, come sempre. Questa è l'ennesima prova che noi full timer non è che mangiamo robiscato, cioè non è che siamo dei disadattati del cazzo, nel senso, qua è elite, elite in camper, bro, king veri. Questo è preso in pescheria al porto di Numana, direttamente pescato e comprato, bro, non è supermercato. La gang sempre non fotti con noi, fra, forse non hai capito bene la storia come funziona. King veri. Ma puliamo i gamberi, dai. Bro! Allora, abbiamo pulito le seppie. Io le lascio così intere perché mi piace mordere. I gamberi pure li abbiamo puliti. Bro! King veri. Guarda qua. Però mangiamo le scatolette noi. Adesso le vongole. Boh! È l'una. C'ho le mani che puzzano di pesce. Incredibile. Puzzano sempre di Allora, qua ragazzi sta andando a cannone, non faccio la pasta perché c'è un botto di roba. Tipo la metà dei gamberi me li sono già mangiati. E pigliamo uno in diretta? Ah, questo qua ancora deve cuocere. Questo forse, vediamo. Fantastica. Lasciamo andare, le vonghe sono aperte. Andiamo un po'. Top. Poi ti do anche quel pesce. Non. Secondo me, bro, ci siamo. Le vongole sono aperte, pesce cotto e niente, a posto, bro. Chiudiamo il gas, la bombola raffredda, smezziamo io e l'uno. E che dici, l'uno? Pappa? Quel pesce, bro, king vero, king delle scatolette, cazzo, incredibile. Allora, facciamo così. Mettiamo la ciotola di luna qua, poi prendiamo il nostro tagliere di legno, ci mettiamo la pentola sopra, così, questo lo lasciamo qua e ci mettiamo questo, questo, e dopo lo devi aspettare che scotta. 4, ti metto pure questo. Alieni, che dici? Può andare? Ti metto pure un po' di crocchette, così poi col coltello tagliamo tutto. Anche se non lo sai, eri in tutti i miei guai, ma non so come stai,
ma nell'amore non sono mai stato fedele. Ora sporco la Sprite. Devi aspettare una, perché devo tagliartela, perché sennò... Devi aspettare che scotta l'una, non te la do adesso. Mangi come una signora, eh? Altro che il cane lo tratto male. Sei frate. Forse sei tu che sei un babbo di occhi. Invece questo è il nostro, bro. C'è anche il sughetto. Lo so l'una che aspetti che ti porto la storia, ma scotta. Ma vai su. Vai su. E scotta ancora. Ecco, stai lì. Dai. Lo so che aspetti. Devi aspettare che scotta. Pino? Pappa? Pesce? Pesce fresco? Altro che scatolette, bro. Ragazzi, qua è pronto. Anche lui sta bagnando la sua parte. Ti piace il pesce? C'è anche il sughetto, guarda qua. Però noi mangiamo le scatolette in campo. Purtroppo, ragazzi, che vi devo dire? Questa è tutta roba congelata. No, in realtà erano scatolette che io ho scongelato e le ho fatte fritte. Vero? Pesce pescato la mattina e mangiato a pranzo. Bro! Ah, sei fuori. Ma facciamo il test, vediamo se è buono. C'è anche il sughetto, guarda che roba. King vero. Te hai mangiato l'una, eh? Ti è piaciuto? Oh, fantastico, ragazzi. Hai già mangiato te l'una? Adesso... Qua ce n'è, dai. Poi te la do ancora a te un'altra volta. Ci sono le corsie piene di uova di Pasqua, colombe. A me sembra una cazzata. Ti vuoi imbottire di merda? Fallo. Poi mangiare con le mani è fantastico, ragazzi. Cioè, bro, è una hit. E mi guardi in un attimo, ma tu hai mangiato. Te lascio un po', dai. Tutti quei cibi raffinati che ti vendono al supermercato. Ma va. Perché ti lecchi i baffi? Lo so che ti piace. Dopo te lo lascio, dai. E tu già hai mangiato prima di me. Perché io faccio sempre mangiare prima il cane. Alla faccia di quel riccone lì. Con le scarpe eleganti. Che dice che tengo il cane male. Ma va, sei un babbo, Dio. Fantastico, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto, che finisco di mangiare, così poi metterò la do a l'una. Per 7 euro ho preso un botto. Mezzo chilo di vongole e due manciate di... Fantastico. Seppie e gamberetti. Fantastico. Vai, bro. Al prossimo video.